Il filosofo francese Badiou, nel suo libro Il Secolo, ha sostenuto che stiamo vivendo nell'epoca della Seconda Restaurazione. Con questa espressione, Seconda Restaurazione, egli allude al fatto che lo scenario politico-filosofico che si è aperto con il 1989 può essere fecondamente accostato, per analogia storica, allo scenario che si era schiuso dopo la fine della Rivoluzione Francese. In particolare, come dopo la fine della Rivoluzione Francese si aprì l'epoca del Grande Concerto di Vienna, con una totale demonizzazione degli ideali utopici rivoluzionari che avevano reso possibile la Rivoluzione Francese, e questo avvenne in forza del fatto che trionfarono con il Concerto di Vienna le grandi potenze restauratrici controrivoluzionarie, analogamente oggi, nell'epoca post 1989, in cui il capitale è tornato a trionfare incontrastato, venuto meno il colosso sovietico che per più di 50 anni l'aveva tenuto a freno, sia pure in maniera contraddittoria, ebbene dopo il 1989 siamo entrati, dice Badiou, in una fase di seconda restaurazione. Come con la prima restaurazione, anche questa seconda restaurazione si caratterizza essenzialmente per una demonizzazione totale e senza riserve di tutti gli ideali utopici e rivoluzionari che hanno provato nel Novecento a trasformare il mondo e a razionalizzarlo. Ora, questo appare particolarmente evidente se si considera il fatto che nell'odierno scenario globale di cui siamo abitatori coatti, tutti gli ideali di ringiovanimento del mondo, ogni pathos antiadattivo della rivoluzione, della trasformazione, viene totalmente esorcizzato come se fosse foriero delle peggiori sciagure immaginabili, come se appunto chi volesse cambiare il mondo, chi volesse opporsi all'odierno regno animale dello spirito, del capitalismo pienamente realizzato, ebbene costui volesse per ciò stesso restaurare le peggiori tragedie del Novecento. L'ideologia dominante, tipica di questa seconda restaurazione, si caratterizza esattamente per una sorta di desertificazione dell'immaginario che renda per ciò stesso impossibile progettare alternative rispetto al presente totalmente saturato dalla forma merce capitalistica. Avete provato a cambiare il mondo, ne sono scaturite le peggiori sciagure sulla terra, non provateci mai più. Così recita l'ideologia dominante in questa seconda restaurazione. Questo avviene secondo due direzioni che apparentemente sono molto differenti, ma in realtà sono segretamente complementari. La prima è quella che demonizza ogni pathos utopico presentandolo come intimamente antidemocratico e come intimamente totalitario. Chi non accetta il capitalismo trionfante è per ciò stesso antidemocratico e totalitario, continua a ripetere urbi e torbi la retorica neoliberista dominante. E per un altro verso, in maniera complementare, si assume il fatto che nel Novecento ogni tentativo di cambiare il mondo è fallito, lo si assume come metafisica del necessario fallimento di ogni progetto di ringiovanimento del mondo, come se fosse iscritta nell'idea stessa della trasformazione del mondo la fine tragica di ogni progetto utopico destinato a capovolgersi in terrore di tipo giacobino con la prima restaurazione, nel tempo della prima restaurazione, e in terrore stalinista o nazifascista, si dice nell'odierna fase della seconda restaurazione. L'obiettivo è sempre lo stesso: demonizzare la passione utopica, demonizzare lo spirito non conciliato, o avrebbe detto Gramsci, lo spirito di scissione di chi non accetta le logiche illogiche del presente e fa valere l'ideale di un'ulteriorità nobilitante rispetto alla miseria presente, oggi dominante su tutto il giro d'orizzonte. Occorrerà reagire anzitutto sul piano della coscienza e dell'elaborazione concettuale a questo scenario desertificato della seconda restaurazione, e occorrerà farlo riscoprendo la prospettiva utopica nel senso più alto del termine, nel senso di Carlo Marx e di Hans Bloch, nel senso cioè di un'utopia che parta dalla critica glaciale del presente per programmare futuri alternativi sottratti alla prosa reificante del capitalismo dominante.